Giorgisio, se oggi c'è un nuovo video di Mega Man Star Fox 3 Black Ace. Ok, primo cambiamento, c'è la webcam. Perché? Perché pensavo vi sarebbe piaciuto vedermi sclerare come un cretino contro il boss R. Spero che vi piaccia questo leggero cambiamento. Ok, secondo cambiamento, come vedete la mia vita è passata a 1030 punti HP, che non è poco, ok? Questo perché ho dovuto cheatare, scusate ragazzi, ma per proseguire nel gioco avrei dovuto raccogliere tutte le standard, tutte le mega, tutte le giga, di qua, di là, di su, di giù, e allora ho cheatato, va bene. Mi sono dato un po' di abilità, ho fatto i soldi infiniti, sono andato un po' in giro, ho cercato un po' di HP di premio, ho praticamente completato la libreria attraverso un trucco, quindi tutte le standard, tutte le mega, tutte le giga. Ok, semplicemente ho dovuto cheatare un attimo perché se no non saremmo mai più andati avanti nella vita a Mega Man. Purtroppo questa è la dura realtà. Ok, sì, ok, ho trovato un altro di questi cosi qua, noi salviamo. Ah ragazzi, sì, allora, per me è passato tantissimo tempo dall'ultima volta che ho fatto Mega Man perché sono stato impegnatissimo con la scuola. Per voi probabilmente non sarà passato nulla, perché forse non avrò neanche finito gli episodi della serie principale di Mega Man. Adesso ho pubblicato stamattina il 47esimo e ne mancano ancora 6, ne mancavano ancora 6. E con questo probabilmente siamo al 54esimo. Sono comunque contento che vi stia piacendo questa serie e voglio farla fino in fondo, tutta la parte bonus, quindi non vi preoccupate, non è ancora finito Mega Man. Allora, ci dice, registro trasmissione, strano di Fiori R e corrige. NP, nucleo programma, ok, quindi dobbiamo andare a decorrigere. Ah, tipo questo, vedete, questo sigillato, autenticazione, chiave WhatsApp, blocco disattivato, adesso facciamo un nucleo programma. Perfetto, accesso. Quindi ragazzi, strano di Fiori R, probabilmente nella casa di Luca. Tentiamo. È sempre imponente come al solito. Fatemi salvare. Adesso lo vedrete tutti, ma ho un mazzo di carte diverso da quello che avevo prima. Se volete ve lo posso anche elencare, ma non è il mio principale, perché il mio principale non lo uso ancora, perché è veramente una cosa overpower. Lo uso nella mia scheda di gioco originale di Mega Man Star Fox 3. Ci vedete qua il 3DS, facciamo pubblicità alla Nintendo, sì. Strano di Fury R, tu sei Mega Man. Come fai a saperlo? Con la nostra rete R, cose del genere non sono difficili da scoprire. Sei stato scelto per essere terminato. Per questo motivo farò di dove ti trovi la tua tomba. Vedremo chi finirà sottoterra. Chi siete e cosa ci fate sulla Terra? Noi R siamo stati creati dal nostro Signore. In suo nome visitiamo i pianeti adatti alla sua collezione. Collezione. Stai dicendo che cercate di prendervi i pianeti per farli vostri? Che diavolo credi di essere questo tipo? Mi piace questo pianeta. Penso che al mio signore piacerà più di tutti gli altri. Gli altri pianeti che ha già sotto il suo dominio. Dobbiamo questa scoperta ad un Erza astrale che è fuggito qui in cerca di nascondiglio. Gio, potrebbe essere quell'Erza astrale? Sì, quello che chiedeva aiuto al brother del suo pianeta. Ciò significa che se gli R e il loro signore sono la fonte degli incidenti, allora basterà prenderli a calci ed avremo preso due piccioni con una fava. Cancelliamo questo tipo e mettiamo fine a questa ondromure. Folli. Non avete speranze. Beh, questo da vedersi. Andiamoci dentro. Onda lotta. In onda. Ho letto 3000. Ok ragazzi, primo cambiamento, ho la Noise di Wolf. Perché è secondo io la ritengo la più utile in assoluto. Perché innanzitutto da mi sembra un più 10, un più 20 alle carte elementari legno, ma non è questa la cosa. La sua particolarità è che equipaggia un'abilità stronzo che si chiama Quick Gosh. Cosa fa Quick Gosh? Quick Gosh permette di ricaricare molto velocemente, mettiamoci un altro invisibile, va, la barra delle carte, quindi è davvero davvero molto molto utile. E oltretutto dà un più 30 alle carte spada, quindi è veramente, secondo me, una noise fortissima. Oltre a quella di Rogo, naturalmente, ma quella di Wolf permette di fare queste cose con pur possedendo dei brother e quindi facendo la multi-noise fuori. Ok, forse sto battendo Strong con un leggero vantaggio, ma
non preoccupiamoci di tutto ciò, perché secondo me ci sono sfide molto più dure che ci aspettano. Comunque, per come ero messo prima a livello di carte, non ce l'avrei mai fatta contro... Cioè, ero così con Magnus... Oh, ho fatto un contrattacco! Ero così con i Magnus, cioè non ce l'avrei mai fatta con gli altri boss. Adesso vi presento la vera peculiarità di questo mazzo. Scusate un attimo, metto in pausa. Si chiama Spadaccino X. In inglese si chiama Sword Fighter X. È una cosa veramente power, cioè doppata fuori misura. Ve la faccio vedere in diretta proprio. No, perché Strong ha deciso di spostarsi. L'ho schivato. Vediamo se riesco a farvela rivedere. No, no, perché io sono stupido, scusatemi, ma riesco a rovinare un perfect in una maniera così brutta. Ce n'è un'altra, vedi se c'è la volta buona. Non penso proprio. Ok, mi ha toccato una volta e mi ha fatto 1000 punti, 200 punti di danno. Però va bene così. Abbiamo fatto praticamente un perfect con questo nuovo mazzo, non me lo sarei mai aspettato. Ok, quindi salviamo. E direi che giusto giusto ci sta un altro. Beh, innanzitutto andiamo a vedere cosa è cambiato nell'onda rumore. Quella particolare, quella a... Oddio mio, un vuoto di memoria. Quella alla Wasa. Scusate ragazzi, ma vi ho già detto che sono circa 2 mesi che non gioco a Mega Man. E quindi non ricordo più moltissimo quello che abbiamo fatto. Perché stavo aspettando che un amico mi craccasse il gioco, no? Mi mettesse sulle cheat, ma purtroppo non ha, si è dimenticato, non ha avuto tempo, bla bla bla. E quindi alla fine me lo sono fatto io. Mezz'ora fa. Mi sono preparato le carte, le abilità, ho sbagliato, non dovevo salire qua. E quindi non ho memoria di quello che è accaduto negli ultimi episodi, tra virgolette. Ok, forse rimozione sigillo imposto da Strong di Fury Air, accesso consentito. Perfetto, si posso proseguire. Quindi stavo dicendo, se volete una guida di come trovare e dove trovare le carte standard, mega o giga, fatemelo sapere che potrei anche farvela. Tradotto in italiano naturalmente, perché tutte quelle che ci sono su internet sono in inglese. Confermato possesso di 100 carte normali, differenti carte normali, accesso consentito. Esaminiamo, un'abilità potenziamento che non serve assolutamente a niente e proseguiamo ragazzi. Ok, forse c'è un filmato. Wow, dove siamo? Ci sono stelle ovunque, non ho mai visto prima un posto del genere. Qualcosa mi dice che abbiamo lasciato il sistema solare. Ci troviamo al centro della nostra galassia. Gli scienziati terrestri chiamano questo posto spazio profondo. Sembrerà un luogo strano, ma sento come se fosse familiare per me. Delle torri. Sembrano delle torri. Adesso ricordo. Questo è il luogo dove Kelvin e il suo team decisero di costruire la strada d'onda per comunicare direttamente con il pianeta FM. Leggiamo un attimo il pianeta FM, ma penso che tutti voi sappiate cosa intendo dire, Mega. Il pianeta che il padre di Joe Kelvin riuscì a contattare con successo ed è inoltre il luogo in cui Omega Xyz ha vissuto prima del suo arrivo sulla Terra. Questa torre di onde ha visto giorni migliori, non ho alcun dubbio. Questa strada d'onda conduce al pianeta FM. Mega, è terribile! Che cosa? Pensaci, siamo giunti qui seguendo la stessa strada percorsa da quei tipi con la R. Questo significa che il pianeta che il loro signore sta invadendo è il pianeta FM. Finalmente siete riusciti ad arrivare fin qui. No, basta di bici, Chiunque abbia parlato a un aura dal potere stupefacente, che sia un altro R, o forse il loro leader. No, non ci credo. Pegasus, Leo e Dragon. Wow, voi siete i tre saggi di M. Leggiamoli, ma anche questo non metto in dubbio che voi conosciate la storia di Mega Man Star Force, ok? I tre grandi esseri M del pianeta M, che un tempo gestivano tutte le Brotherman della Terra e che favorirono lo sviluppo della città M. Omega Xyz, non amiamo che ci minacci come se fossimo nemici. Effettivamente gli ha appena dato sentenza di morte. Non posso farci nulla se comparite in questo modo. Avanza, Joe Stellar. Mega Man. Sì? È come hai intuito. Il pianeta FM è attualmente sull'orlo dell'annientamento. Mentre parliamo al re di FM, il tuo brother, Sepus,
sta lottando per la sua vita insieme a tutti gli altri FMIani. Quindi è Sephus il brother che cercava il mio aiuto. Le cose non stanno andando bene. Sephus. Quindi l'Earth Astral che è venuto sulla Terra stava cercando noi. E voi ragazzi siete qui per darci una mano, vero? Se potremmo aiutarvi lo faremo sicuramente. Ad ogni modo, il nemico ha piazzato una barriera Emma attorno al pianeta. Non possiamo attraversarla per unirci alla battaglia. Non posso credere che esista una barriera così potente da tenere testa all'attacco combinato dai tre saggi del pianeta M. Sapete chi è il leader di questi tipi con la R? Se lo sapete, ditecelo. Il suo nome è Sirius. Sirius. I dati su di lui sono molto scarsi. Abbiamo saputo che il suo intento è iniettare ogni cosa. Sì. Sirius ha l'abilità di controllare i buchi neri. E mica male, poverino lui, eh? Buchi neri. Ogni pianeta attaccato da Sirius viene risucchiato da un buco nero, scomparendo completamente dall'esistenza. I buchi neri non sono qualcosa che normalmente si controllano, giusto? Vero. Tuttavia Sirius riesce a farlo, anche se non abbiamo idea come. Non abbiamo idea come. Cosa possiamo fare per fermare un buco nero? Sfortunatamente non ne abbiamo idea. Capisco. Però c'è una cosa che possiamo dirvi. Un essere M molto potente che ha il titolo R è stato rilevato vicino al pianeta FM. Attualmente la sua posizione ci è ignota. Potrebbe essere stato trasportato da un flusso di rumore, quell'essere più potente di qualsiasi avversario tu abbia affrontato in passato. Non farti sorprendere mentre sei concentrato su Sirius e gli R. Grazie, fa rotazione. Il re di FM, Sephus, sta lottando, si aspetta che tu vada in suo soccorso. Capisco, farò tutto ciò che serve per aiutare un brother. Omega Xyz, Geostellar, è nelle tue mani. Questo lo so già, mi darò da fare per scacciare tutti questi invasori. Bene, contiamo su di te, Mega Man. No, non potete darvi il potere dello Star Wars, dai! Sarebbe stato molto più semplice! Così questo tipo riesce a controllare i buchi neri, eh? Non possiamo permettere che ci sfugga. Ragazzo, andiamo! Ok, salveremo Sephus, ed è anche il pianeta FM. Ok ragazzi, pensavo di far fuori un altro R, perché evidentemente non è finita qua. Ma per oggi mi fermo qua. Abbiamo trovato i tre amministratori dei satelliti. È stata una cosa fantastica, non me lo sarei mai aspettato. Quindi, e molto presto probabilmente incontreremo anche Sephus. Quindi ragazzi, se il video è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella ragazzi. Verrete eliminati. Che cosa hai detto? Non credete che sia una forma d'uomo di venire soprattutto? C'è una ragione sufficiente per venire eliminati? Gio, fai in fretta! È diretto e ce l'ha con me. Lo vediamo facendo. What? 2000? No, lo scherzo. Mezzo fuori. C'è un altro fuori. Ho visto esplodere. Aspetta.